merito alla cultura, si è il comune ha esaminato l'eventualità di concentrare in un unico luogo, faccio l'esempio dell'ex aula dove gli spazi sono sottoutilizzati, tipo il trasferimento del museo Cascella e qualche altro museo, di concentrarli in modo che il personale, anziché starci tre persone da una parte e tre dall'altra. Quanto costa il comune? Poi i Michetti, che cosa è stato? C'è qualcosa in vendola per rivalorizzare e riaprirle e farlo rendere, perché il fatto di fare manifestazioni completamente gratuite, credo che sia finito il tempo, anche perché vengono sottovalutate quando c'è una fa pagare poco popolare, sono d'accordo, ma completamente gratuito no, in modo da recuperare qualcosa. E poi desideravo sapere da Silva, poi sì, lo volevo chiedere in corso, sempre non so se può interessare. Che fine ha fatto la pratica della demolizione di quel palazzo, orribile palazzo per la Riviera? Ci siamo sentiti già nel passato. Michelangelo. Sì, Palazzo Michelangelo, c'è un nome altosonante che se lo viene a sapere, Michelangelo, che hanno dato il nome suo a una cosa così lunga, forse era quello del Tartarughe Ninja. Non è che come la tendenza del razzista di te faccio finita qui, questo però è facile. Allora, in ordine diciamo inverso a quello di proposizione, Palazzo Michelangelo. Palazzo Michelangelo è stata emessa un'ordinanza dirigenziale di demolizione, perché è un, diciamo, compete al dirigente mettere questo provvedimento. È stato un provvedimento studiato, perché vedo che Gino è esperto della materia, allora lui ricorderà che una precedente ordinanza di demolizione è stata impugnata dinanzi al Tribunale Amministrativo e caducata per un problema, diciamo, formale. E allora esiste questa ordinanza, però altrettanto sicuro come il fatto che domani sorgerà il sole, ci sarà l'opposizione del titolare, che ce l'ha già preannunciato, però siamo fiduciosi che comunque questa volta il TAR non bocci, per ragioni di forma, l'ordinanza comunale. Per quanto riguarda il Teatro Michetti e materia... Sì, chiedo scusa, ma in questo caso io mi sono sentito con una collega di Milano, molto esperta in diritto amministrativo, ma il Comune può fare anche l'acquisizione delle aree, in quanto non è stato demolito nei tempi dovuti. E una volta acquisite quelle aree si può riprendere il vecchio progetto di aprire il passaggio tra Viale Kennedy e la Riviera, perché è il punto più lungo, passaggio solamente pedonale, magari cedendo le aree vicine qualche spicchio di coso per aprire questo, quei due, diciamo, metri, sono 2,50 metri e 3 metri di terreno, so, diciamo, questa non è una circostanza che mi è stata evidenziata, per cui non, diciamo, sul punto non sono in grado di rispondere, però mi servo di approfondire. Tuttavia, diciamo, non credo che questa sia un'epoca in cui facilmente si possono acquisire aree, perché immagino che non sarebbe la titolo del tutore, quindi posso fare anche il nome, la professoressa Dimi, che è molto esperta in diritto amministrativo, che hai conosciuto forse proprio in una delle, e qui si può esaminare l'eventualità dell'acquisizione dell'area, non perché il cosa non ha ottemperato al fatto della demolizione nei tempi. Non è ottemperato, però non è ottemperato perché c'è tutta questa battaglia legale. Infatti diciamo, gli avvocati ovviamente adorano questo palazzo perché hanno fatto un sacco di soldi da lui. E per quanto riguarda invece il Teatro Michetti, diciamo, uno cerca di fare l'amministratore quello che ha detto in campagna elettorale. Il Teatro Michetti noi lo vogliamo recuperare alla funzione collettiva. Teatro Michetti, c'è una prima tranche di un finanziamento regionale di 1 milione di euro, cosa fatta,
e questo ci permetterà l'avvio dei lavori, perché la ristrutturazione complessiva del Teatro Miglietti costa 2 milioni e mezzo, in quanto è una stima superiore rispetto alle nostre previsioni iniziali, però abbiamo fatto, diciamo, approfondimenti progettuali. Lì c'è un problema legato alla, diciamo, alla legge antisismica sostanzialmente, che è un po'... E questo, diciamo, fa salire il tassametro. Si diceva, a proposito della necessità di concentrare in un unico luogo tutti i musei cittadini, e veniva fuori la suggestione dell'Aurum. Io sono, diciamo, è una cosa su cui si può riflettere, però osservo questo, cioè l'Aurum è senza dubbio il più importante edificio culturale, io direi non solo di Pescara ma dell'intera regione, per il valore che ha. L'Aurum è un luogo che sicuramente è stato aperto alla fruizione collettiva, cioè, sono tante iniziative, ci sono tante iniziative, tanti dibattiti, tanti convegni. Il problema è che nessuno paga l'Aurum, e quindi noi adesso stiamo procedendo alla rivisitazione delle tariffe in omaggio a un principio, cioè pagare meno, pagare tutti. Abbiamo dovuto fare questa operazione sull'Aurum, cioè abbiamo concesso in locazione, diciamo così, alcuni spazi, i più importanti dei quali sono alla sovrintendenza in questo momento, che però, diciamo, ventila di andarsene, il che però probabilmente metterebbe al lavoro gli avvocati, perché comunque ci sono delle revisioni contrattuali in un certo modo. Abbiamo concesso degli spazi ad un'università telematica che si chiama Pegasus. Abbiamo rinnovato la concessione di spazi a una realtà di start-up che si chiama Digital Board, dove abbiamo provveduto ad un adeguamento del canone ridicolo che prima avevano. Noi, ripeto, non vogliamo, come dire, fare speculazioni, ma ci sono dei valori di mercato che noi non possiamo, come dire, considerare come diciamo, inesistenti. Sicuramente è in atto, perché ce lo chiede il piano di riequilibrio, un procedimento di rivisitazione dei musei, del complessivo sistema museale cittadino. Sul punto osservo questo, che noi dobbiamo fare una riflessione sull'utilizzo del museo Vittoria Colonna, perché coloro i quali fanno, diciamo, fanno professionalmente attività di promozione culturale ci hanno detto che quello è uno spazio che, date le dimensioni, data l'ubicazione geografica in centro, ha forti potenzialità, e quindi il sistema dovrebbe essere quello di sostanzialmente dire a soggetto X: ti affidiamo la gestione, tu ci dai un canone X e se sei bravo sei in grado di fare reddito, perché la cultura produce reddito. Io ricordo che con questa modalità, per esempio, anni fa ci fu una bellissima mostra di Andy Warhol, che avevo una mostra di gran qualità che c'è stata nel mondo. E lo schema era questo, uno schema su cui evidentemente bisogna tornare. Questo le sapevo abbastanza. Giancarlino che sta parlando. Giancarlino. Allora, io una cosa che non riesco a capire, ma come pensava la precedente amministrazione e attuale opposizione di poter continuare a far finta che ma tutto va bene, madama la marchesa, e coprendo, mettendo tutta la cenere sotto il tappeto, nascondendo questa voragine finanziaria che c'è adesso? Cioè, quello che non mi spiego, con quale faccia vanno ancora in giro? Com'è che l'attuale maggioranza non li prende a... sì, cioè non li fa come bruttissimo. Ecco, poi una domanda più contabile che politica. I lì ci stanno adesso con questa giusta, non stavano prima con questa. Ma come si fa in Italia? Ma scusa, parlate tu, hai la ragione, io non vedo in questa città qualcosa, dici tu, degli studenti, qualcosa che è dedita allo studio e all'economia dei genitori verso i figli. Se uno ha tre figli e li manda all'università, li deve mandare tutti e tre, deve pagare la casa, quello. Perché non fate delle case popolari come ci sono in tutta Europa per i giovani, per gli studenti che lavorano, dei posti sociali dove gli studenti... Io qui, scusami, come dice già, vedo che chi lavora nel sociale, che ha avuto dei problemi come quelli che da ricchi diventano poveri, ho visto un menefreghismo e una stronzaggine, scusatemi, nelle persone che ci lavorano a
assoluta proprio, tanto loro a fine mese riscaldano con il sedere la seggiola e dei problemi se ne strafregano di tutti i giovani. Uno non è che esce la sera, un genitore deve dare 20 euro a un figlio, 20 a un altro e 20 a un altro, perché capite, devono andare nei locali. Perché non fate dei locali nelle risulte, nelle cose, nei quartieri, dove ognuno mette una cosa, come si fa in tutti i paesi civili vissuti da me e visti in Europa, o le case popolari per gli studenti, come ci sono anche in altre nazioni, invece che riempirle di stranieri che ovviamente, stando chiusi, fanno reati e ne continuano a fare, e la sicurezza dell'onestà viene messa al bando così. Tanto per, non è così? Gli studenti, come fai? I musei, come dice lui, allora se io devo sprecare dei soldi, siate un po' più, come dice già, nell'amministrazione, i contabili, chi fa l'amministrazione, dovete essere un po' più, tu lavori, le strade sono tutte zozze, tu mi devi dire, questi passano, io l'ho fotografato, sono zozze a Pescara, sono zozze a Villa Raspa, tu mi devi dire, passano con i carretti, con la scopa, guardano in faccia e manco spazio, ci stanno ancora i botti dal 30 di dicembre. Okay. Ma che mi devo candidare? Io mi vedo un infarto se non la. Io vedo che i giovani qua sprecano un sacco di soldi. Ognuno mette un libro. Chi l'ha fatto le prime cose? La biblioteca Vittoria Colonna, che si mette un libro e se ne riporta all'ospedale per far sì che la gente impari a lei. Pescara, scusi Marco, è una città di ignorantoni, la gente non ha saputo manco che per 50 anni Cartier Bresson è venuto a fotografare l'Abruzzo e tutti i figurari che stavano per qua, per Dio. Non lo sanno che viveva persino a Toccomo, è grave. Guardi Marco, io parlando con i giovani, avendo studiato, venendo da una famiglia di cervellotici, ho visto che c'è molta ignoranza. E questi si dà, c'hanno, perché devono spendere? Lo fanno in tutta Europa da 15, 16, 18 anni, anche di più. Ok, andiamo avanti con la domanda, che sono oltre mezza, magari poi deve... Vabbè, poi si scende, si digiuna ogni tanto. Non è che fa male. Io apprezzo molto, qua mi invitano tutti a pranzo, invece non essere invitato a un io mi occupo delle cioè, ma pure la faccia, certo, non si vergogna, la faccia come il culo, forse pure bella, diciamo una bella volta, confusione. Paolo, un minuto. Perché sono venuto da Pescara, lavoro nel settore culturale, ho lavorato prima anche al Gianfranco, e ora sto allestendo una biblioteca in un centro per anziani. Ho visto anche il centro culturale Falcone Borsellino, che sta a 4 passi dalla mia volante con Maria Falcone e Marina Scroppa. Ma là ci sta il parco Sabucchi, ci sta la strada parco dove vogliono fare pure la filovia, vabbè, una volta si diceva filò o non filò, vabbè, si fa filò, non filò, si fa filò, ok, battiamo tutte le parti architettoniche, ma alla fine quando si fa una cosa bisogna farla fino in fondo, ok. Abbattiamo le barriere architettoniche per le carrozzelle, mettiamoci il semaforo che fischia per i ciechi, ok, facciamo. Poi rivalorizziamo tutte le baracche e gli edifici mezzo abbandonati, che ne so, ci sta una casetta gialla col tuo numero che forse era un vecchio cappello. Poi ci stanno delle strutture, ho visto vicino alla sede dell'associazione, non si sa che cosa ci stanno, facciamoci delle sedi culturali, qualcosa, dei prego, dei circoli, ci sta un bar, uno lungo la strada della Pinoria, poi ci stanno quei gazebo nel parco e tante altre cose che forse immagine in Cristo in croce che possono essere utilizzate grazie alla tua associazione con qualche collega, qualche magistrato, fai con i ragazzi, guardate che racconto gli anni di piombo che
naturalmente si fanno versare lacrime e sangue per non so quanti anni e così i cervellini diventano cervelloni. Come diceva la, per esempio la signora, insomma è un modo come un altro per farli crescere. È una considerazione, può fare una domanda a Marco? Mi auguro che ci sia stata la... Prega, che sono sempre chiuso lì. No, perché l'ho saputo da Marinella, dell'inaugurazione, non da te. Altre domande da Marco? Le faccio una veloce. Grazie. Prima di tutto ti porto il ringraziamento del mondo dell'atletica pescarese che era atterrito dalla prospettiva che la pista dell'atletica dello stadio Pescara avesse soppressa e addirittura c'erano state, quando tu eri stato in campagna elettorale, il loro idolo. Poi quando hanno letto poi sei tornato il loro idolo quando hanno scoperto che c'era comunque come condizione quella della realizzazione. Sì, è un processo di alti e bassi, solo diciamo che ci stiamo stabilizzando su una posizione positiva, per cui ti porto il loro ringraziamento. Quello di cui ti volevo parlare è una città comunque a forte vocazione turistica come Pescara, che si avvicina, ringraziando Dio perché quest'anno anche l'esame di maturità all'estate, è quello del bike sharing a Pescara. È difficile il bike sharing in una città come Pescara, per tanti motivi sappiamo, per la fine che ha fatto il bike sharing a Roma, perché grandi realtà spesso portano anche a una, direbbe Aristotele, una poca considerazione della cosa pubblica, criticando il comunismo platonico. Ma comunque andiamo nel breve. Secondo me il bike sharing sarebbe una grande risorsa di supporto all'utenza che popola d'estate la città di Pescara, che si va intorno alle 500.000 persone che vivono Pescara nei mesi estivi. Sarebbe, colmerebbe un grande bisogno di mobilità alternativa che ha la nostra città, sarebbe una risorsa che permetterebbe lo snellimento del traffico cittadino e soprattutto la valorizzazione delle aree pedonali, perché sarebbero di più facile accesso alle persone che si muovono d'estate nella città di Pescara. È fattibile su questa soglia di tempo? Ti ringrazio della domanda. No, vabbè, diciamo che sulla materia ci stiamo lavorando, ma voglio aggiungere un'altra cosa. Proprio perché chiaramente la mobilità alternativa va incoraggiata, perché non è che però delle virtù dello Spirito Santo si cambiano in veterate abitudini, si facilita il fatto che non si prenda la macchina. C'è una riflessione in corso sulla destinazione di questo benedetto ferrotel cui facevo prima riferimento. E cioè, qualcuno mi parla, e devo dire che mi sto convincendo che è una cosa molto interessante, del fatto che lì bisogna in qualche modo, da un lato, recuperare la vocazione di quel palazzo che era di ospitalità. Aggiungo il fatto che quello è un palazzo che ha valenza storica architettonica, quindi le possibilità di intervenire sono anche limitate, eccetera, eccetera. L'idea di fare un, diciamo, un albergo, un ostello per i giovani, un ostello della gioventù, ma anche e soprattutto un hotel per ciclisti. C'è una formuletta inglese che suona molto bene, però i dati sul cicloturismo sono impressionanti. Sono impressionanti. Noi, oltretutto, giochiamo di sponda con Regione Abruzzo la partita del cicloturismo. L'idea cioè che ci sia questa pista ciclabile che lungo tutta la costa, poi verso l'interno, possa in qualche modo fornire percorsi a chi ama le due ruote. Perché veramente ho letto dei numeri che mi hanno davvero impressionato. Pescara c'è un bel gruppo di cicloturisti che si muove in giro per l'Italia e prende la Ragusa. Qui sono le toghe volanti, è pieno di... è una cosa positiva, facilitata naturalmente anche dal fatto che un pezzo della nostra città è pianeggiante e quindi è facile, magari anche piacevole andare sulla riviera. Ho detto anni fa, quando ero un giovane ingenuo candidato, non la bestia che sono adesso, e ho detto un signore potrebbe prendere la bicicletta anche lei, ma io ho più dei colli, come faccio? Niente, facciamo più ginnastica, e sì, scherzo naturalmente. Però il concetto è che bisogna, cioè quando si parla di slow mobility, mobilità dolce, eccetera, è questo. Allora cerchiamo di come dire, far seguito alle... Uno lo dovrebbe capire, l'aria inquina, perché ci dobbiamo far del male da noi stessi? Oggi non la prendiamo, a
Piacenza la gente va a lavorare a Milano, lascia la bicicletta alla stazione e va a Milano. Non è una domanda, sindaco, è una constatazione ed è anche un augurio. Tanto ho apprezzato molto la concretezza e il realismo con cui ha definito la situazione e anche le prospettive di questa città. L'augurio è questo, l'anzi parto dalla constatazione. Quando capitai qua nel 2009, tra la città che mi colpì per l'accoglienza, mi colpì per il clima umano, mi colpì molto anche per un certo livello, come dire, di educazione che avevo trovato tra le persone, che trovai tra le persone. Banalmente mi meravigliai perché attraversando le strisce pedonali le macchine si fermavano e facevano passare le persone. Io ho notato poi in questi anni di amministrazione di quella di poi una caduta anche di questo fenomeno, di questa forma mentale. Ho trovato un peggioramento del clima sociale, che non tutto può essere addebitato alla crisi, ma è anche un po' a quello che si respira nella città, a quello che si vede, a quello che si fa. Ora non è compito del sindaco chiaramente fare questo, ci mancherebbe, perché sennò stiamo parlando di qualcosa che è impalpabile, no? Però è un clima che in qualche modo si è restaurato nell'amministrazione precedente a quella che è appena finita e che in qualche modo ha trasmesso alla città con la sua inerzia degli anni, non sono fenomeni neanche istantanei. Ecco, io le auguro di poter, oltre alla concretezza che personalmente ho apprezzato e apprezzo, anche di far sì che in qualche modo riprenda quel clima, con tante iniziative che non potrei nemmeno elencare, non le posso nemmeno suggerire, però va benissimo il cicloturismo, va benissimo quello, va benissimo quell'altro, in modo tale che si ricrei quel clima vivo, forse con un occhio un po', non lo so, con che occhio lo vedevo forse, però che ho notato e che ho apprezzato, e che purtroppo ho visto negli anni successivi lentamente, in maniera costante tra il tempo, ma lenta, dei cardini. Un bellissimo augurio. Vedi, io che posso chiosare altro è benissimo. Vabbè, solo una piccola notazione sul passaggio dell'intervento di Michele, che su cui anch'io di tanto faccio riflessioni, cioè questo clima sociale molto pesante che c'è in giro. Cioè, oggettivamente, cioè, è chiaro che tutto è legato alla crisi, va bene, però si moltiplicano anche le paure, le ansie, e poi c'è qualcuno però che ci gioca. Vi faccio un esempio: non so se all'indomani dei fatti di Parigi qualche cretino si è divertito a telefonare alla Guardia di Finanza di, non mi ricordo, Termoli, Campobasso, dicendo che in una serie di città pescaresi stavano le squadre, dovevano stare attenti, come a dire, minacciando bombette e cose di questo tipo. Naturalmente è stato rintracciato perché era un mitomane anche cialtone, però voglio dire, è emblematico, no? Questo soffiare sul fuoco delle paure, perché la paura è veramente un sentimento dominante della nostra società. Però rifletto sul fatto che, nonostante tutto, noi viviamo in un'epoca di, come dire, pace sociale, che guardando la storia dell'umanità non appare, perché qui non ci sono carestie, strangolamenti e guerre. Ci sono i media che moltiplicano immagini per 1, 10, 100, 1000 volte, e questo, diciamo, penso che contribuisca a un clima di paura e di agitazione. Perché tante volte la paura del diverso, la paura. Però è anche questa la sfida più grande, quella di recuperare quel senso di comunità, perché un tipo si ferma mentre sta attraversando le strisce, roba da pazzi sostanzialmente. Per dire la cosa più semplice, e poi ho visto anche di meglio, ho visto anche il centro di Ferrara, dei posti riservati ai turisti non occupati e le macchine dei ferraresi appoggiate una sopra l'altra, per dire, ho visto anche cose più straviglianti, le dico Ferrara, io ho visto a Piacenza, non chiedo questo, tu, non chiedo questo, la selezione, la selezione, sono una piccola Oscar. Io devo andare. Per quanto riguarda il concetto di cultura, pensare che la cultura si autofinanzi mi sembra piuttosto improbabile, ovvero sia pensare che un museo
viva sulla base dei biglietti della gente che frequenta il museo mi sembra piuttosto probabile, cioè non troviamo lì i soldi per far vivere la cultura. Il British Museum a Roma è gratis, non stiamo parlando del Museo Vittorio Colonna, stiamo parlando del British Museum, dove che probabilmente fosse decine di milioni di sterline all'anno. I soldi per la cultura vanno trovati laddove le persone, laddove l'indotto che crea la cultura porta ricchezza, cioè nel senso che se tu hai una città culturalmente vivace, la gente viene e non viene solo a vedere la mostra di Tizio, nel momento in cui viene va a mangiarsi il gelato, a mangiarsi la pizza, allora è lì che devi prendere i soldi per far vivere la cultura. La cultura non può autofinanziarsi, è possibile. Però neanche diciamo 48.000 su Mesone 2, cioè. No, ma può essere anche se la Mesone 2 devi andare a prendere da chi fatto di concentrare non eccessivamente devi andare a prendere da chi ci guadagna sul fatto che viene la gente, che viene la gente a pescare, chi ci guadagna? Noi quelli che hanno il Bari, i ristoranti, ma non c'è anche pescare a Bari, che è mancato quanto pagano per le suggestioni di mangiare? Penso che la Parma costa 1.500 euro all'anno, quanto paga? Il mio stabilimento balneare in base ai metri quadri, però ma quanto? Dipende se sta vicino al mare o no. No. Se balneare costa di più con la pesca sulla rete. I soldi vanno presi là dove ci stanno, non vanno spremuti dove ma scusate, è come se quello che dicevo, se uno abita in montagna gela, se lei fa un asfalto così che dice che fa l'ingegnere strada, fa un asfalto, è ovvio che dopo un po' si spacca, perché ha da risparmiare perché gli altri soldi che ci deve fare? Allora fa un po' più alto, così le catastrofi non succedono. Complimenti per le catene, eh! Se sono servite, ho fatto le indovine!